amici di For Caffè, eccoci giunti a questa puntata che è dedicata all'Expo, perché mancano 1000 giorni all'Expo. Voi sapete che l'Expo si inaugurerà il 1° maggio del 2015, durerà fino al 31 ottobre di quell'anno, dunque in questi giorni festeggiamo i meno 1000 giorni all'Expo. Meno 1000 giorni che sono anche una data simbolica del passaggio di fase. Finora abbiamo costruito le strutture, abbiamo preparato il progetto, presentato a PIE, fatto approvare, correggere, raccolto il consenso dei cittadini, abbiamo fatto le gare per cominciare i lavori, quindi ci siamo occupati dell'hardware, delle strutture, le strutture, le infrastrutture che permettono di realizzare l'Expo. Adesso parte la stagione software, dei contenuti, e difatti daremo sempre più spazio ai contenuti. Voi sapete che l'Expo è dedicato ai rapporti tra l'uomo e la natura, il lavoro, la lotta alla fame, il lavoro per creare il cibo, la tavola dove si consuma insieme il cibo, dove si dialoga con amici e ospiti. Io dico che prevale, deve prevalere l'ottimismo. È una sfida difficile l'Expo, ma è una sfida possibile, noi ce la stiamo mettendo tutta, siamo ottimisti, le infrastrutture di collegamento sono tutte in perfetto orario, abbiamo già quasi 100 paesi che aderiscono e soprattutto c'è un grandissimo interesse per questi temi dell'alimentazione, dell'energia, della vita, della sostenibilità. Settimana Ventura sarò a Yeosu, in Corea, per assistere, partecipare alla chiusura dell'Expo di medio termine. Parlerò assieme a Ban Ki-moon nella cerimonia finale di chiusura di quell'Expo, incontrerò capi di Stato, ministri per promozionare il nostro Expo italiano e poi soprattutto stiamo facendo accordi con le regioni d'Italia, con le province e con i comuni, perché vogliamo che il nostro Expo sia un Expo di tutta l'Italia, concentrato sulla Lombardia e su Milano, ma che dia spazio di crescita a tutta l'Italia. A proposito amici, Settimana Ventura ci sarà una nuova puntata di For Caffè. For Caffè non va in vacanza, Settimana Ventura, un caffè dalla Corea, un caffè da Yeosu. Per intanto gustiamoci il For Caffè di oggi, ci mettiamo un goccino di latte per rendere più bevibile il caffè, il latte da una parte addolcisce, a me non piace lo zucchero, dall'altra raffredda un pochettino. Buon For Caffè a tutti. Dum 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 d